Ma l'associazione non si ferma mai, anzi moltiplica il suo impegno a sostegno del giornalismo d'inchiesta e ogni anno aumenta il patrimonio di giovani che si cimentano in questa impresa. Insomma, un grande capitale per il premio Morione, ma anche per il giornalismo del futuro. Parliamone. Che stiamo raggranellando e si tratta di in 10 edizioni, 86 giovani autori che si cimentano ogni anno e che quest'anno, appunto per il decennale, abbiamo proprio voluto far incontrare tra di loro, tra le varie edizioni, con i vari autori, scusami, tutor giornalistici che si sono avvicendati nelle varie edizioni. Proprio perché il lavoro del giornalista, particolarmente d'inchiesta, è fatto anche di contatti, di reti di relazioni, di scambi, di esperienze. E noi, ovviamente, come tutte nelle ultime due edizioni, abbiamo sofferto lockdown, pandemia, e quindi i finalisti delle ultime due edizioni si sono ovviamente trovati svantaggiati da questo punto di vista. E quindi ci sembrava proprio un buon modo per far incontrare, diciamo, la famiglia che sta crescendo, del premio Morrione e dall'altra parte segnare appunto un punto, dire sono 10 anni dalla scomparsa di Roberto, ma sono anche 10 anni di impegno e forse comincia anche ad essere il momento di fare un po' il punto e di cominciare a trasmettere a questi giovani, che non sono più così giovani perché i primi hanno 38, 40 anni, hanno alle spalle moltissime esperienze anche all'esterno, non solo in Italia e non solo in Europa. Quindi cominciare a dire, beh, passiamo il testimone, perché Roberto in effetti poi questo faceva, no? Tu lo sai, Luce, Roberto investiva nei giovani perché ci credeva fino in fondo e credeva che fosse un apporto positivo l'esperienza del giovane, l'entusiasmo del giovane, tutto quello che può portare, in questo caso, per esempio, per noi, anche tutta l'esperienza tecnologica. E quindi chi meglio di questi giovani autori che hanno fatto l'esperienza dall'interno del premio può suggerirci come rimanere al passo coi tempi? E quindi questo ci è sembrato importante, tanto che all'interno di questa giornata del 9 settembre, fatta all'interno della Casa delle Donne, quindi scelto un luogo anche particolarmente simbolico di Roma, abbiamo avuto una prima parte della giornata di vera e propria formazione con i crediti giornalistici, quindi una mattinata intitolata proprio Fidati di me, giornalisti, fonti, intercettazioni, quindi una triangolazione tra informazione e giustizia, perché ricordiamoci che parlando di giornalismo d'inchiesta stiamo sempre parlando di persone che rischiano veramente in prima persona, no? Soprattutto se non hanno alle spalle grandi editori. E noi stiamo parlando dei giovani che vogliono fare giornalismo d'inchiesta e non è un caso che tra i nostri tutor ogni anno abbiamo il validissimo tutor legale Giulio Vasaturo, proprio perché è facilissimo altrimenti per un giornalista trovarsi anche senza veramente volerlo con dei problemi da questo punto di vista. E poi ha comunque una grossa, diciamo, responsabilità, no? Tra le mani, perché parla comunque della reputazione di altre persone, quindi è giusto che abbia la giusta, considerazione, di quello, dello strumento che ha, del forte strumento che ha in mano. Poi abbiamo avuto un primo appuntamento del pomeriggio dove, diciamo, abbiamo voluto far conoscere a questi giovani che ovviamente con l'andare del tempo meno hanno conosciuto direttamente Roberto, anche altre anime di Roberto Morrione, perché sappiamo che Roberto Morrione è stata una persona, un cittadino, l'abbiamo voluto proprio intitolare cittadino attivo, no? Quindi Roberto facendo politica attiva, impegnandosi dopo la pensione con Libera Informazione, ma con articolo 21 sempre, avendo dato spazio per esempio all'UNHCR e a tutta la fascia del sociale, con Rai News 24,
ha comunque sempre voluto sentirsi impegnato in tutti i modi. E quindi ecco, nel pomeriggio abbiamo avuto varie voci che si sono avvicendate, come appunto Laura Boldrini, Luigi Ciotti, Beppe Giulietti, Mariangela Gritta Greiner. Ecco, abbiamo voluto ricordare che se il premio Roberto Morrione è partito subito alla morte di Roberto, questo si è dovuto anche al fatto che Roberto era molto impegnato in prima persona nel premio Alpi, e quindi diciamo, abbiamo avuto una facilità nel partire subito con il premio Morrione, perché è stato subito costituito come un'ultima giovane costola del premio Ilaria Alpi. E poi abbiamo voluto terminare la giornata veramente con una festa. Noi l'abbiamo voluta pensare come una festa di ritrovo del premio, della famiglia del premio, principalmente proprio di questi giovani autori e dei tutor. Ti aggiungo soltanto la cosa che mi ha fatto più piacere, che a un certo momento sono venute delle tutor della scorsa edizione, della nona edizione, a dirci: beh, però a noi sono mancate le giornate di premiazione della nona edizione a Torino, sono le tre giornate in cui noi ci ritroviamo fisicamente ogni anno, e quindi ci incontriamo, ci scambiamo, veramente ci conosciamo, diciamo, dal vivo. E quindi ci hanno chiesto, a nome anche dei loro tutorati, diciamo dei finalisti dell'anno scorso, ci hanno chiesto di esserci comunque nell'edizione che avremo il 28, 29, 30 ottobre di quest'anno. C'è perso un bel modo di capire che ci tengono molto, insomma, questo... Bello, bello Mara. E se tu hai dato, diciamo così, un po' una carrellata, insomma, della giornata, che io peraltro ho seguito online, quindi ho proprio ripercorso con te mentalmente tutti i passaggi, insomma, che sono stati di estremo interesse anche per disegnare un po' quello che può essere il giornalismo del futuro. Tu accennavi al rapporto stretto tra giornalismo investigativo e tutela legale, ma uno dei temi che è stato affrontato anche durante la mattinata è stato quello del fatto che i social hanno un po' cambiato il linguaggio, che è diventato un linguaggio molto più truce, molto più duro. Ecco, e mi è piaciuto in particolare Beppe Giulietti, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, quando ha ricordato appunto il fatto che Roberto dava una grande attenzione al testo e al contesto. È stato anche il mio direttore della Rai News, per cui posso confermare personalmente questo. Insomma, quindi quanto è importante, insomma, la trasparenza del linguaggio, anche la pulizia del linguaggio, che Roberto ha seguito sia dentro la RAI ma anche dopo, insomma, quando collaborava con dirigeva Libera Informazione, insomma, perché si parte da qua, in qualunque ambito, anche noi dell'AMI curiamo molto questo aspetto. Stiamo parlando di quello che Roberto avrebbe definito i fondamentali, no? Cioè, una persona non può pensare di fare giornalismo, tanto più giornalismo d'inchiesta, se non ha chiaro quello che deve dire, quindi che deve avere dare un'informazione assolutamente completa, dettagliata, informata, basata su una memoria, basata su un rigore nella ricerca della verità, di quello che deve dire, senza avere paura, quindi senza farsi condizionare da editori, in questo caso, appunto, in questi ultimi anni. Roberto non l'ha vissuto ovviamente in questo modo, ma invece noi sappiamo quanto possono essere intimidatori i social, quanto possono, tanto più per donne, tanto più per giovani, tanto più per persone che non hanno alle spalle un grande editore, no? Non dico soltanto chi lavora in Rai, ma comunque tutti questi giovani blogger, questi giovani autori che si trovano veramente, magari non alle prime armi, ma che comunque sanno di rischiare in prima persona. E noi, insomma, non dico niente di nuovo, perché non lo scoprono certo i giornalisti, ma tutti quelli che stanno sui social, il linguaggio è diventato veramente impossibile da sostenere, e soprattutto scade sempre di più sempre più involgarito, sempre non è
non è più una costruzione di un rapporto e quindi di un confronto, ma è veramente altro. Ecco, il giornalismo d'inchiesta invece vuole prendere veramente le distanze da tutto questo. Non è un caso che 3 anni fa, una delle nostre appunto giornate di premiazione a Torino, una delle prime, l'abbiamo chiamata veramente giornalismo d'inchiesta versus fake news, perché questo modo di fare, di strillare le notizie e di spararla più grossa, sempre più grossa, è veramente il contrario del fare seriamente giornalismo d'inchiesta, e questo noi vogliamo cercare di trasmettere a queste giovani leve. Infatti fake news, mi hai proprio anticipato, che acquistano autorevolezza, e anche il tentativo da parte della politica, diciamo così, anche dalle nostre parti, non importa arrivare ai regimi, ma anche insomma diciamo da noi c'è il tentativo sempre più forte, almeno noi lo avvertiamo, di condizionare quella che è l'informazione. Ecco, l'associazione sta lavorando proprio per cercare di dare la possibilità a questi giovani di difendere le loro fonti e di andare avanti, diciamo, in maniera trasparente. Ecco, questo è molto importante. Praticamente bisogna lavorare come i grandi inviati all'estero, anche in territori di guerra, per cercare di difendere quella che è la propria libertà, insomma, di tenere banche dati e di portare poi all'attenzione quelle che sono le verità, insomma. È così, devo dire che a noi negli ultimi anni, tra i tanti soggetti di inchiesta che ci arrivano, no? Allora ricordiamolo, in 10 edizioni noi abbiamo avuto più di 1100 partecipanti, autori, e visto che si possono anche associare tra loro nel proporre il soggetto di inchiesta, abbiamo avuto qualcosa come 667 soggetti di inchiesta proposti nelle varie edizioni. Ecco, nelle ultime edizioni ci sono state fatte delle proposte di inchiesta proprio su questo tema che tu stai dicendo, quindi sulle difficoltà che il giornalista di inchiesta, tanto più che ha le spalle larghe, un editore ha le spalle molto, molto forte. Ecco, le difficoltà che riesce ad avere un giornalista d'inchiesta al punto di potersi autocondizionare, no? Quindi autolimitare. Non l'abbiamo ancora scelta una di queste, di questi soggetti proposti, anche perché ci sembrava di parlare troppo, diciamo, essere troppo autoreferenziali, no? La categoria dei giornalisti che parla dei propri problemi. Però in effetti ci stiamo rendendo conto che non stiamo parlando solo di veri e propri attentati a giornalisti, parliamo anche di intimidazioni di vario tipo, addirittura nostri ex finalisti, uno, Andrea Tornago, era in trasmissione proprio con voi venerdì scorso, quindi anche ragazzi che non hanno fatto chissà che tipo di inchiesta. Però poi abbiamo una marea di invece giornalisti, grandi, piccoli, conosciuti e non conosciuti, che sono veramente bloccati dalle querele temerarie, no? Da quelle famose querele in cui chi te la pone non rischia nulla, ma tu ti vedi bloccato per anni con delle richieste risarcitorie abnormi, e forse non molti sanno che finché è in corso questa querela, tu non puoi più dare notizia su quel fatto. Quindi anche Report, che noi immaginiamo proprio come una delle squadre più strutturate e diciamo con le spalle larghe da questo punto di vista, però non può più tornare su quell'argomento solo per dire un aspetto, finché il nodo giudiziario non è stato sciolto. E questo però può dare l'impressione, per esempio, al pubblico che non se ne voglia parlare, no? Quindi davvero diventa difficile fare un'informazione seria fino in fondo, rigorosa fino in fondo, e perché ovviamente si è spaventati da queste querele, da questo poi andare della giustizia che dura anni e anni, con delle
dei rischi veramente molto alti, più gradi di giudizio che si possono anche ripetere, quindi veramente una storia infinita. Insomma, è capibile che per dei giovani che si approcciano alla professione questo sia veramente un problema molto forte. Ad alcuni partecipanti, insomma, a questa giornata, oltre anche a Luigi Manconi, insomma, che ha tratto poi le conclusioni della mattinata, ma c'era Don Ciotti e Laura Boldrini, insomma, oltre a Sigfrido Ranucci, insomma, il conduttore di Report, anche dice il direttore di Rete 3. Senti, diciamo che il filo conduttore un po' che ha unito questi interventi è stato quello di ricordare, insomma, quanto Roberto abbia saputo dare voce ad una realtà sociale che non era mai stata portata in primo piano dai media, insomma, dare dignità anche a tutte le persone. Questo poi era stato anche un po' il suo impegno politico, insomma, quindi ecco, questo aspetto del dare al sociale questa forza, insomma, questo ruolo, ecco, è sicuramente un dato che fino a quel momento, insomma, non era venuto fuori con tanta forza. Sì, credo proprio che Roberto, con la creazione di Rai News 24, abbia messo a fuoco che per lui, nei suoi 44 anni di giornalismo nel servizio pubblico, quindi in Rai, il vero editore di riferimento era e avrebbe dovuto sempre essere per tutti il pubblico, no? E quindi lui diceva: non si può fare informazione senza spiegare ai cittadini, che devono essere cittadini informati per poter essere poi degli elettori, quindi fare delle scelte nella società, nella politica, non possono essere persone che non conoscono tutto quello che succede nella società, non possono avere il solito panino politico per cui ci si parla addosso tra politici e si fanno schermaglie, soprattutto, no, in vista delle prossime elezioni, ma il cittadino deve conoscere, deve sapere tutto quel mondo variegato, incredibile, amplissimo che esiste nella società civile italiana. E quindi, perché tutto questo veramente è un patrimonio grandissimo e influenza poi anche la politica. Quindi Roberto ha concepito Rai News 24 veramente subito, strutturandola con questo aspetto di attenzione al sociale come uno dei pilastri portanti del canale. Non è stata un'aggiunta, non è stata una postilla messa per dare spazio a qualche amico. No, assolutamente no, non era questa la sua intenzione. E quindi poi molti ora gli riconoscono che questo è stato fatto. Ne cito uno per tutti: la Tavola Valdese ha avuto il piacere proprio di chiamarci e di seguirci già da molti anni in questo percorso del premio, proprio riconoscendo lo spazio che Roberto Morrione ha sempre voluto dare alla Tavola Valdese, così come mille altre esperienze, religiose o meno, cioè tutta espressione della società civile italiana. E questo noi riteniamo che sia molto importante. Perché... Certo, c'è una collaborazione con Ambi, insomma, che è partita qualche mese fa, ecco, e nell'ambito appunto di questa attenzione sociale è anche molto importante parlare di temi scomodi, insomma, che infortuni sul lavoro in qualche modo, anzi direi, rappresentano, insomma, siamo veramente sulla notizia, nella televisione pubblica se ne parla, però forse mai abbastanza, insomma, come si può incidere ulteriormente anche come associazione, insomma, su questo piano? Pensate in futuro di dare anche qualche, anche se i temi sono liberi ovviamente, dei concorrenti al premio, però insomma cercare di dare un maggiore spazio o cercare di approfondire, insomma, questa tematica che sicuramente fa parte della realtà quotidiana, insomma, comunque sì, colpisce tantissime persone. Sì, lo troveremo certamente il modo di fare degli approfondimenti, di, diciamo, comunque di tenere alto il tema, perché è un tema sempre più grave, insomma, lo stiamo vedendo anche negli ultimi giorni. Francamente, noi pensiamo che una società democratica non si possa dire tale se non fa di tutto
per combattere questo fenomeno, anche come se ne parla o non se ne parla, no? Noi abbiamo la fortuna di avere questi giovani che, forse per come li abbiamo un po' educati in queste edizioni, però li spingiamo sempre a trarre i loro soggetti di inchiesta da quello che gli gira intorno, da quello che riescono a captare nei loro territori. E quindi credo veramente che ci arriveranno, come ci è arrivato qualcosa negli anni scorsi su questi temi. Arriverà certamente, perché sono temi sempre più urgenti, che ormai non possono più essere elusi o essere una mera, non so, contagio, no? Conta dei morti e basta. Bisogna andare in profondità, bisogna raccontare tutto quello che c'è dietro. Roberto avrebbe detto: sono le classiche notizie che non nascono orfane, no? Hanno madre, un padre, e avranno delle conseguenze. Quindi vanno approfondite, vanno raccontate in un modo contestualizzato. Bisogna cercare di capire come si arriva ad avere un numero abnorme di morti sul lavoro, capire qual è la conseguenza poi per quella famiglia che rimane, per quelle persone che rimangono, e che cosa vuol dire anche da un punto di vista meramente economico per l'Italia sopportare un peso del genere, e poi da un punto di vista sociale, da un punto di vista umano soprattutto. Quindi bisogna veramente che si tenga continuamente aperta proprio la finestra su un tema del genere. Quindi siamo davvero molto convinti e molto contenti di questa collaborazione, perché ci dà modo continuo di ricordarci che questi sono temi fondamentali per la nostra democrazia, che poi sono, lo sappiamo, temi comunque non sono italiani, purtroppo sono temi ricorrenti. Quindi adesso non voglio dire troppo anche sulle prossime inchieste, ma che sveleremo a Torino, però abbiamo sempre, i ragazzi hanno questa attenzione a questi temi. L'abbiamo avuto per esempio l'inchiesta sul marmo di Carrara, ce ne sono state altre, ma noi li vediamo, i temi sui territori sono questi, perché poi una disgrazia del genere, e non vorrei chiamarle disgrazia neanche più, però va a incidere per molto tempo su tutto il territorio, no? E quindi davvero bisogna parlarne con un'attenzione molto maggiore, a partire dal linguaggio, cioè chiamarle morti bianche non va bene. Bisogna avere un'attenzione molto maggiore, e noi su questo ci impegneremo e ci impegniamo assolutamente. E sviluppare l'inchiesta anche, come dicevi tu, sul perché le cose accadono, e soprattutto i contesti malavitosi o comunque con comportamenti malavitosi in cui si inseriscono tanti incidenti sul lavoro, che veramente sono meritevoli di un approfondimento anche sotto questo aspetto, insomma, diciamo, dell'investigazione. Mara, tra l'altro, Silvio Ranucci, proprio in occasione della giornata che avete promosso, Sigfrido ha fatto i primi passi con Roberto Moglione, insomma, è nata lì, insomma, questa attenzione all'investigazione, anche se in realtà tutto il giornalismo dovrebbe essere di inchiesta, come qualcuno ha anche sottolineato, perché se non lo fa il giornalismo, chi altro lo dovrebbe fare? Sigfrido proponeva di far partire il Report Lab, cioè praticamente di ospitare via via i vincitori del premio nella sua trasmissione, anche perché poi si è visto nel tempo che gli argomenti trattati anche qualche anno fa sono diventati portanti dell'informazione mainstream. Sì, abbiamo avuto, devo dire, sempre più nelle ultime edizioni delle proposte di temi che poi appunto abbiamo fatto diventare vere e proprie produzioni di inchiesta, dei temi che qualche mese dopo o addirittura un anno o due dopo sono diventati temi importanti nel mainstream italiano, e quindi ha fatto la fortuna di queste inchieste e di questi giovani, ne siamo felici. Quindi Sigfrido ha colto queste antenne, diciamo, ben puntate di questi giovani, e ha detto: perché non farne, diciamo, il vivaio di Report,
Ovviamente noi siamo solo che felici di questa sua proposta, sappiamo che ancora c'è qualche difficoltà da un punto di vista proprio della collocazione all'interno dell'azienda, quindi, perché comunque ovviamente la RAI ha i propri, insomma, i propri modi di selezionare le persone, però speriamo davvero che questo possa essere un modo per dare un'opportunità, diciamo, meno estemporanea, ma invece un percorso più strutturato per questi giovani, perché sono davvero molto bravi, sono richiesti anche dall'estero. Voglio dirne una per tutti: il giovedì scorso, appunto, in questa serata, tra le tante nuove leve che abbiamo avuto, mancava una delle nostre premiate dell'anno scorso, proprio perché era premiata in quello stesso giorno a Bruxelles con un premio molto prestigioso per un'altra inchiesta. Quindi, insomma, queste giovani leve ci sono. Poterle far entrare in questo progetto più strutturato di Report Lab sarebbe una grande opportunità per loro, e noi offriremo ovviamente un dopo premio ancora più ambito per questi giovani, quindi ci speriamo. Senti, a proposito di imprese strutturate, ecco, Giulietti ha pensato di sottoporre alla RAI la proposta di fare una grande scuola di formazione per il giornalismo investigativo, un traguardo importante per l'associazione. Questo era un vecchio progetto nel cassetto di Roberto, che Roberto propose anche nel momento in cui andò in pensione, e quindi lo dettagliò bene. Mi ricordo che, insomma, mi chiese proprio un aiuto nella redazione, quindi lo conosco bene, ed è sostanzialmente il progetto di una grande squadra di investigatori che realizzi delle inchieste e poi queste inchieste possono essere invece date alle varie reti, ai vari canali, e quindi però possa unire tutte le forze di tutti questi vari rivoli della RAI. È un progetto che noi abbiamo provato già una volta o due a proporre agli AD che si sono avvicendati, ora vediamo di riproporlo, chissà mai che prima o poi si riesca. Roberto questa proposta ce l'aveva, forte anche dell'esperienza che la TV tedesca ha portato avanti per molti anni in questo modo. Quindi la TV tedesca riunisce tutte le forze, anche economiche, all'interno dei suoi principali canali, proprio per realizzare delle inchieste che poi svista nelle varie reti. Credo che sarebbe un modo razionale di impiegare risorse e persone, giornalisti, anche per una grande azienda come la RAI, in effetti. Di tue spalle, Roberto da un lato e Giulio Regeni dall'altro. Aggiungo anche Patrick Zacchi, che tra poco troverà posto alle tue spalle in qualche punto della libreria. Ecco, l'impegno comunque è ampio anche nel sostegno di questi temi. Insomma, poi ci sarà la marcia della pace con la Gino Strada, che voi avete sempre sostenuto. Insomma, quindi ci sono tanti anche gli ambiti in cui vi state impegnando. Non abbiamo dubbi che Roberto fosse qui con noi, avrebbe il braccialetto che ho io su Regeni, parlerebbe, cercherebbe in ogni modo, in ogni contesto, di parlare di Patrick Zacchi. Stiamo parlando di giovani che volevano semplicemente fare bene il proprio lavoro, o di studenti o di approfonditori universitari. Quindi stiamo parlando prima di tutto di giovani, la grande passione di Roberto, e poi di giovani che seriamente si impegnavano per fare il loro mestiere. Quindi sicuramente Roberto sarebbe con loro, e noi, per quel poco che possiamo fare, cercheremo tutti gli appigli, tutti i momenti, tutte le occasioni per parlare di loro e per ricordare ai nostri finalisti che ci sono dei rischi, e che però, appunto, questi compagni di strada più sfortunati vanno ricordati, perché
uno dei compiti, noi pensiamo, sia anche quello di fare rete, illuminare le storie più sfortunate e che fa la differenza continuarne a parlare. Noi lo vediamo per esempio con Ilaria Alpi, 20 anni di premio Alpi, ha fatto sì che tutta l'Italia ormai sappia chi era Ilaria Alpi e Milan Rovatin, e così tutti devono ricordare chi era Giulio Regeni. E poi ricordiamoci che appunto Patrick Zaki è ancora in prigione senza un'imputazione chiara da cui potersi difendere, e di Giulio Regeni non abbiamo ancora tutta la verità e tantomeno i responsabili. Quindi una democrazia che si possa dire compiuta non può assolutamente dimenticare queste grandi falle della democrazia, assolutamente no. Grazie, grazie Mara.